Questo deve essere il fungo rosso menzionato da Amaru nella lettera. È chiaramente letale. Devo mettere il cannone nella posizione giusta. Deve averli messi qui la Trinità. Dovrebbero funzionare. Il cancello non serviva solo a proteggere, ma anche a nascondere la tomba. Amaru sapeva che era qui. Attraversare le spore è troppo pericoloso, ma c'è quella barriera a impedirmi di passare. È qui per un motivo. Deve avere un qualche scopo.
Devo fare in fretta. Devo fare in fretta. Devo fare in fretta. Devo fare in fretta.
Devo fare in fretta. Devo fare in fretta. Devo fare in fretta. Devo posizionare il carrello sotto il cannone.
Il carrello è sotto il cannone. Ci siamo quasi. Dio, quanti cadaveri. Devo evitare quelle spore. Questo posto è una prova, dove Amaru ha dimostrato di poter guidare l'Atma. Se si fosse unito prima avrebbe ottenuto subito il cibo e Saidi non sarebbe morto andando a caccia. Non esiterò mai più. Era una promessa di Amaru al fratello morto, in una lingua sconosciuta a tutti gli altri paititiani. C'è solo una persona che può confermarmi tutto questo.
Pilagwich Ishit Bishabe. Credo di sì, più di quanto mi aspettassi. Vejambashka tu cultiche. Amaru ha mai fatto ritorno qui, dopo la carestia. Le tzoku kimil dizine? Tinwalach techmate chupatikubao. Le kakim sairi, yambash shankimi chamaru. Mauch lelo, sunahulak hunten weye, tzok lelo makasunahi. Tukubach tulaka luyolti kilik shunesahil kukulkan. Grazie, mi hai aiutata più di quanto possa spiegare. Corianca aveva ragione. Questo disco è importante per Amaru. Forse è la cosa più preziosa che possiede. Non abbiamo motivo né diritto di tenere. Dagli questa. Amaru! Che voleva quel sacerdote insolente? Come? Cosa? Dammi qua! Thank you.
Vai, ma! La Will Tushkaman! Sei tornata. Cosa hai scoperto? Troppo, secondo me. Cos'è successo? Ho restituito il disco cifrante ad Amaru. I suoi messaggi non servono alla ribellione. È più una cosa personale. Un ricordo che rappresenta l'amore di Amaru per suo fratello Saidi. I codici indicano diversi punti di scambio utilizzati dai fratelli celati in giro per la città. Uno di essi conteneva cibo ricevuto dalla Trinità per aiutare durante la carestia. Saidi però non ha mai ricevuto il messaggio, perché era già morto. Amaru non è sempre stato come lo conosciamo. Nonostante tutto, vuole ancora fare il bene di Paititi. Lo so, ha sempre portato nel cuore questa città e la gente che vi abita. Insieme ai suoi rimpianti.